ricerca in tutte le direzioni, ma più il tempo passa, più cresce l'ansia. Di Andrea Zhang, un ragazzino di 17 anni cinese ma nato a Catania, non si hanno più notizie da ieri mattina. È uscito di casa, ha preso l'autobus dell'AST ed è sceso al rifugio Sapienza. Poi però non ha fatto più rientro a casa. I genitori allarmati hanno informato le forze dell'ordine e subito sono scattate le ricerche. L'autista dell'AST, che ben ricorda l'esile figura di Andrea, alto 1,65 m, certamente non adeguatamente equipaggiato per un'escursione sull'Etna, è sicuro. Il ragazzo non ha ripreso nel pomeriggio l'autobus di rientro. Stamattina diverse le pattuglie del soccorso alpino impegnate nelle ricerche. Stiamo cercando un po' in tutte le zone circostanti, chiaramente è una zona estremamente ampia e quindi è un po' difficoltosa la ricerca. Peraltro anche stamattina è intervenuto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, ma è dovuto rientrare per le cattive condizioni meteo. Ci sono diverse squadre impegnate. Sì, ci sono diverse squadre impegnate del soccorso alpino del CAI, e poi ci sono il soccorso alpino della Guardia di Finanza e la Forestale. Lì con voi ci sono anche i genitori di questo ragazzino, cosa vi dicono? Cosa pensano loro? Beh, i genitori sì, sono qui, sono chiaramente in uno stato di forte ansia e non sanno ben spiegarsi il motivo di questa scomparsa. Purtroppo tra le ipotesi c'è anche quella di un gesto sconsiderato. Pare che Andrea, che non ha portato con sé il cellulare, abbia avuto un diverbio alcuni giorni fa con i genitori di nazionalità cinese da decenni trasferiti in Italia. Apprensioni per le sorti del ragazzino anche al Boggiolera di Catania, liceo frequentato da Andrea Zhang. Locandine sono state affisse in giro per la città, su Facebook è un continuo tam tam. Chi lo ha visto è invitato a contattare le forze dell'ordine.